Buonasera e benvenuti a Speciale Università. Ci occupiamo, come spesso facciamo, di ricerca, in questo caso con il Dipartimento di Medicina Veterinaria. Ringrazio molto alla mia destra il professor Piero Ceccarelli, che è il direttore del Dipartimento, nostro ospite. Grazie. Al suo fianco il professor Maurizio Monaci. Buonasera Buonasera. anche a lei, professore. Cominciamo con il professor Ceccarelli come direttore. Parliamo di una ricerca che riguarda un prototipo di allarme parto, lo diciamo in un modo un po' generico, ma è un progetto di ricerca che ha molta importanza anche per la didattica, per il coinvolgimento degli allievi. Ce lo vuole introdurre, poi andremo con il professor Monaci più nel dettaglio. Beh, sì, è un progetto estremamente interessante che è nato appunto su iniziativa del professor Monaci, su un'iniziativa didattica, cioè coinvolgendo i nostri studenti a seguire proprio i parti di queste bovine e partendo da un presupposto che poi dirà il professor Monaci della necessità e opportunità di seguire gli animali proprio nei momenti che precedono immediatamente e seguono il parto, che purtroppo per noi da un certo punto di vista avvengono i parti essenzialmente durante la sera tardi e la notte, quindi in periodi dove, in momenti dove Magari il medico veterinario non è presente in quel non è momento. presente il medico veterinario, probabilmente sono anche presenti poco gli uomini di stalla, perché a un certo Certo. momento, specialmente sui grossi allevamenti, se ne vanno. E quindi gli studenti sono stati coinvolti proprio in questa attività che riguarda le discipline ostetriche, quindi nell'insegnamento è venuto fuori anche questa problematica che poi è stata brillantemente risolta, affrontata e risolta con questa idea che proprio è vero. È un allarme parto, vero e proprio, è un sistema che mette in allarme in prossimità del parto, che manda un allarme in prossimità del parto. Quindi è una cosa. Professore, è stato affrontato questo problema e risolto, ha detto il direttore, il professor Ceccarelli. Come? Come l'avete affrontato e come l'avete risolto? C'è anche un prototipo, no? Sì, Che è stato ormai creato. sì, è stata affrontata, è stata risolta Questo progetto praticamente ha degli obiettivi, il welfare, il benessere degli animali prima di tutto, la salubrità delle produzioni, quindi la salubrità dei prodotti la salubrità appunto latte, Certo. eccetera, quindi la salute degli esseri umani e non per ultimo l'impatto didattico, per i nostri allievi. È un progetto che, beh, siamo orgogliosi di questo perché è stata un'iniziativa che è unica, è stata molto apprezzata, ricordo allora, allora avevamo preside il professor Franco Moriconi, l'allora preside Franco Moriconi che affrontammo il riconoscimento della commissione AEV, gli standard di qualità didattici della nostra facoltà furono approvati, fu una delle cose che furono molto apprezzate, perché ripeto è unico, noi avevamo costituito, perché di solito normalmente avviene questo, specialmente negli allevamenti intensivi, dove c'è un'organizzazione del lavoro che prevede delle ore, circa 10-12 ore che sono scoperte. Allora, gli animali, se possiamo magari mandare, c'è una Sì, slide. adesso la chiediamo dalla regia che ci serve per illustrare Esatto, ecco, meglio. da questo grafico e da questa torta qui si vede che circa sono suddivise in manze pluripare gli animali. Sì. Abbiamo lavorato su un totale di circa 900 animali e vediamo che oltre il 50% nelle primipare partoriscono nel periodo 6-12 al mattino, dalle 6 della sera, alle 5 fino alle 6, alle 7, alle 8 del mattino. Quindi è la necessità di questo Quindi c'è quasi un controllo. orario, diciamo, Sì, preferito per il parto, diciamo esatto, sì, così. gli animali più o meno questi bovini si sono. Proprio una Abbiamo, grandissima maggioranza, vediamo quasi sì, un 70%. sì, la stragrande maggioranza. Abbiamo poco. Questi sono dati nostri nell'allevamento della Certo. Fondazione. Lo studio fu fatto appunto nell'allevamento della Fondazione Agraria, diretto dal dottor Cesarini, che ci fu di grande aiuto, tra Sì, tra l'altro l'altro. tra poco vedremo le immagini perché eravamo stati a visitare la vostra azienda agraria, quella dove poi i ragazzi effettivamente fanno un training concreto, E no? Nel momento in infatti, cui lì nell'azienda. studiano. Nell'ambito di questo abbiamo appunto ideato
è venuto fuori un prototipo, poi è citato in un brevetto industriale, è stato riconosciuto, è un brevetto approvato l'anno scorso da circa un anno. E quindi per 5 anni abbiamo fatto circa, lavorato, si ripeto, su 900, circa 900 osservazioni e 900 animali, suddividendo gli studenti per gruppetti di 5. 5 studenti che gestivano il parto dall'inizio, dalla fase preparto alcuni giorni prima e poi, perché questo sistema praticamente come si struttura, è una sonda biocompatibile, assolutamente innocua per gli animali, viene inserita, posizionata nel canale vaginale, all'inizio della fase del parto, della fase espulsiva, quell'inizio, viene ad essere la sonda eliminata all'esterno, esistono poi all'interno ci sono dei sensori certo. che valutano le variabili fisiche, alcune variabili fisiche, ad esempio uno è la temperatura, uno è la luce, ad esempio, no? Ce ne abbiamo degli altri brevettati di questo sistema. Quando questo fuoriesce, emette un segnale che poi viene essere trasmesso e che praticamente i nostri studenti erano tutti messi lì in lista su una scheda SIM e i loro numeri di telefono, e quando l'animale iniziava il parto lei cominciava a chiamare tutti quanti. Quindi, questo sistema faceva partire queste telefonate perché questo studio è stato condotto poi in questi anni da due dottori, adesso sono dottori di ricerca, prima erano dottorandi di ricerca, il dottor Marco Paolucci e Claudio Palombi sono stati veramente persone che hanno dedicato tantissime ore di giorno e della notte in questo tipo di lavoro. E diceva appunto, poi organizzati così, gli studenti vengono seguiti appunto da dottori di ricerca, dottorandi, per tutte le pratiche necessarie all'espletamento del parto e alla cura, soprattutto anche di questa, la cura neonatale. Certo. Questo anche qui riandiamo nel benessere degli animali, oltre che la buona norma ostetrica, la prassi neonatologica, ma c'è anche delle norme europee ormai che stabiliscono che nel primo latte il colostro deve essere somministrato al vitello entro pochissime, e massimo entro 6 ore dalla nascita per la sua salute. Tutto ciò quindi comporta una riduzione certo. delle malattie neonatali, della mortalità dovuta appunto alla causa di distocia. Questo sistema, voglio ricordare, che è stato ideato, progettato, sperimentato da due gruppi di lavoro. Il gruppo di lavoro appunto che qui del mio dipartimento e poi dal gruppo di lavoro del professor Giuseppe Stradaioli, che lui attualmente lavora presso l'Università di Udine, dove abbiamo appunto messo insieme le nostre forze e le nostre energie certo. nel costituire appunto un prototipo efficace, efficiente e validarne l'idea progettuale. È stato coperto da brevetto per invenzione industriale, quindi sì. naturalmente c'è una protezione dell'invenzione, sì, certo che, sì, dell'invenzione sì, che avete fatto, perché è tale, sì, sì, no? È una novità assoluta. Quindi sì, sì, no, è brevettato. Tutte le invenzioni dell'ingegno, come si dice, vengono poi coperte da brevetto certo. industriale. E è già commercializzato o dovrà esserlo? Qual è dovrà il esserlo. Abbiamo fatto, in una fase iniziale facemmo degli accordi di riservatezza per scambio di idee con una compagnia sì. Francese per la soluzione di alcuni problemi tecnici. Poi abbiamo proseguito e ora l'Associazione Italiana Allevatori, la società di servizi dell'Associazione Italiana Allevatori avrà in licenza d'uso avrà in licenza d'uso questo ritrovato, nel senso l'Associazione Italiana Allevatori provvederà all'industrializzazione sta provvedendo, ormai siamo in conclusione, in marzo sarà commercializzato dalle associazioni appunto degli allevatori, sarà industrializzato e l'università e giustamente gli inventori avranno una royalty. Quindi ci sarà anche un ricavo, come avviene normalmente quando c'è un'invenzione che risolve un problema. Questo insomma, è molto commercializzata per questo. Io glielo domandavo in chiave assolutamente positiva. Indubbiamente, noi
ci atteniamo alle norme, quelle che sono della proprietà intellettuale, le norme dell'Ateneo, e questo ci dà molta soddisfazione anche da questo punto di vista, perché due dottorandi e poi diventati dottori di ricerca hanno studiato, hanno fatto ricerca, l'università li ha pagati, oggi restituiranno qualcosa all'università con il loro lavoro, insomma. Proprio non solo nelle capacità di invenzione, ma anche un qualche cosa che importante potrà derivare da questo. Indubbiamente aver avuto di fatto, insomma, il direttore generale dell'Associazione Italiana Allevatori ha subito sposato questa idea, l'ha vista, è piaciuta, ha visto i dati sperimentali, sono dati sperimentali molto esplicativi, sono consistenti, numeri grossi di animali abbiamo lavorato, quindi loro sentono, perché gli allevatori sentono, sono sensibili a questo problema. Noi abbiamo fatto dei calcoli anche, e indubbiamente questo porta a un benefit non indifferente economico, perché c'è, aumentano i guadagni, non vengono eliminati latte, non so, ma poi quello che appunto... Non solo magari si evitano problemi al momento del parto, ma certo che sì, il benessere degli animali, si avrebbero, il benessere, che questo per la mamma e per i piccoli, esatto, quello è vuol dire il patrimonio dell'allevamento, no? Se gli animali non stanno bene, è naturale che l'allevamento non va bene, quindi capisco l'interesse degli allevatori e capisco anche il vostro legittimo interesse a diffondere e a commercializzare questo prototipo così importante. Mi domandavo, gli studenti come l'hanno presa? Come hanno preso questo lavoro che spesso li ha svegliati di notte, li ha portati negli allevamenti? Io vi dirò che loro hanno un lavoro molto che innanzitutto è niente obbligatorio con come lavoro. È appunto, naturale. Quindi loro sono venuti spontaneamente, hanno... È la parte affascinante del nostro lavoro questo, pertanto chi fa veterinaria, sa bene che qual è il nostro stile di lavoro, qualcuno lo chiama sacrificio, ma non è sacrificio, perché serve anche per noi questo dimostrare qual è il lavoro di un vero, di un veterinario. Quindi loro hanno affrontato tutto quello che c'era da fare. Io ricordo, se questo lo posso ricordare adesso, mi ricordo una sera, a mezzanotte, la bovina suona, arrivarono il ragazzo, due studenti e la studentessa, tutti vestiti elegantissimi, erano in discoteca, sono venuti perché stava al lavoro. Può essere anche una cosa positiva, magari così. Ma certo che sì, certo che sì. Che sono stati buttati giù dal letto, erano già svegli operativi, insomma. Decisamente. Quindi gli studenti hanno ben accolto questo. Hanno ben accolto, poi hanno capito, hanno messo la loro intelligenza, anche la loro creatività, perché c'era da risolvere anche delle situazioni importanti. Quindi loro erano degli attori, veramente attivi in questa. Certo. Stessa cosa può dire lei, ha notato che gli studenti sono stati disponibili. Assolutamente, ma gli studenti di solito, con tutte le eccezioni, insomma, ma ce ne sono sempre dei gruppi che sono particolarmente attivi, si lasciano coinvolgere, sono molto contenti quando uno li coinvolge, come diceva il professore, in maniera assolutamente volontaria, insomma, ma sono assolutamente contenti e si lasciano coinvolgere con grande facilità e anche con grande entusiasmo. E questa era un'occasione, appunto. Venivano dalla discoteca e così come erano andati in quando stalla. Quando si ha passione, insomma, si fanno le cose con convenzione. Sì, uscire dalla discoteca un po' di corsa non è un sacrificio troppo grande. Vestiti così bene come si va in discoteca, entrare in una stalla non è, ma però il fatto era... Ne sarà valsa la pena, sarà stata un'esperienza professionale che certamente... Ma noi questo ci auguriamo, anzi ne siamo convinti di questo, perché è stata anche una cosa... Non è l'unico, vorrei dire... Questo sistema non è l'unico che viene usato a sottolineare che c'è un grande interesse in questo settore, perché specialmente negli allevamenti intensivi, come si diceva, è importante riuscire a monitorare bene il parto. Quindi è un'attività, per quanto riguarda gli studenti, un'occasione, diciamo, per mettere in pratica le cose che noi gli diciamo a parole. E così vedono... Nel vostro campo credo sia importantissimo, cioè non si può prescindere dalla pratica, una volta
acquisita la teoria, no? Che certamente è importante, penso che non se ne possa fare a meno. Io vi ringrazio molto per aver parlato con noi di questo prototipo, del modo in cui avete affrontato questo problema dell'allarme parto e l'avete risolto anche appunto in una maniera commercialmente valida ed interessante. Grazie al professor Piero Ceccarelli, che è direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, e al professor Maurizio Monaci. Grazie. Ad entrambi di nuovo, la trasmissione prosegue con la nostra agenda dell'Ateneo, con gli appuntamenti della settimana di bandi di concorso. A seguire vi proponiamo, ringraziando TF Channel News, un servizio relativo a un accordo recentemente stilato tra l'Ateneo di Perugia e l'Università Lateranense. A Perugia, venerdì 19 dicembre, nell'Aula Magna del Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della Formazione dell'Ateneo, si svolgerà l'incontro L'economia civile per la crescita delle nostre comunità. Interverranno docenti, rappresentanti delle istituzioni e operatori del mondo del terzo settore. Sarà presente anche l'onorevole Luigi Bobba, sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'incontro vuole mettere al centro della riflessione quanto alle organizzazioni dell'economia sociale serva un ecosistema dedicato, che includa strumenti volti ad accompagnare le traiettorie di sviluppo e le trasformazioni in atto nel welfare. Sarà aperto alle ore 9.30 dai saluti del rettore Franco Moriconi, di Andrea Romizzi, sindaco di Perugia, del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia Città della Pieve, e di Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia. Le conclusioni alle ore 13 saranno del professor Angelo Capecci, direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della Formazione. Venerdì 19 dicembre alle ore 21 nella Sala dei Notari di Perugia, concerto di Natale del Coro dell'Ateneo, diretto da Marta Alunni Pini, al pianoforte Francesco Andreucci. La signora Elsa Picchio Colussi e il Dipartimento di Giurisprudenza mettono a concorso due premi di laurea intitolati al dottor Giacomo Colussi, da assegnare a tesi aventi ad oggetto i temi concernenti la responsabilità dell'impresa. L'importo di ogni premio è pari a 3.000 euro. Possono concorrere i laureati del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo. Le domande di partecipazione redatte in carta semplice dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2014. Il bando è disponibile all'indirizzo www.giurisprudenza.unipg.it. Vedere l'invisibile, 30 anni a scuola di cristallografia a Perugia. La mostra intende valorizzare il contributo delle scuole organizzate annualmente dall'Associazione Italiana di Cristallografia allo sviluppo e alla diffusione della cristallografia stessa. Le scuole vennero tenute a partire dal 72 sino all'83 nell'allora Istituto di Mineralogia. Dall'85 al 98 la sede fu Villa La Colombella. La mostra prende spunto dagli argomenti trattati nelle scuole e comprende le locandine delle stesse insieme a pannelli tematici che illustreranno vari aspetti della cristallografia, sia storici che scientifici. La mostra avrà luogo nel Palazzo delle Scienze del Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Ateneo di Perugia fino a giugno 2015.